dedicato a Santa Maria Domenico, in una serata, questa serata in cui vado nei territori per portare la legge a confrontarmi, e anche Nadia, la quale ha fatto, ha tentato di fare questa conferenza che oggi sentirete. Ma naturalmente, siccome parlavano, c'è un sacco di gente che doveva parlare, poi quelli che non sono professionisti della chiacchiera, come io ritengo di essere, parlano sempre un po' troppo, no? Se dici 15 minuti, sono sempre 20, 25, 30. E quindi Nadia è stata costretta a controllare la sua conferenza e mi è molto dispiaciuto, perché l'ho scoperto, perché è una conferenza molto brillante, molto colta e quindi divertente, perché diciamo, non sempre le conferenze hanno questo peso. Allora devo fare un altro promesso. Diciamo che Nadia è una giornalista ed è un intellettuale. Non tutti i giornalisti sono colti, non tutti gli intellettuali sanno comunicare. Ecco, il bello di Nadia è che dice delle cose. Quindi adesso diamo la parola a lei, non prima però di fare un omaggio, perché il notaio Paolo Giovita, presidente degli Amici della Reggia, e vi invito tutti a iscrivervi a fare qualcosa per la Reggia, ha un piccolo omaggio. Grazie. Già, Mauro Fericori ha voluto dedicare la giornata internazionale delle donne alle donne che qui hanno contribuito a rendere speciale questo palazzo. A parlare di regni, e siamo abituati a parlare di regni in chiave maschile, Carlo, Ferdinando IV, Francesco I, e dimentichiamo molto spesso che accanto, dietro, qualche volta davanti a questi sovrani, ci sono state le donne. Quelle di cui parleremo stasera sono le 8 regine borboniche. Qui in questa reggia ci sono state altre due sovrane che erano francesi, quelle che dalle nostre parti venivano chiamate parvenu, erano delle borghesi, non erano sovrane per discendenza, e nello specifico le abbiamo glissate, le ossa. L'immagine della posizione di Dresda, quindi parte da Dresda, deve arrivare giù a Napoli, attraversa l'Europa. Guardate, in quel periodo le donne non potevano viaggiare da sole e neanche quelle che poi sarebbero diventate le future regine. Infatti dovevano sposarsi, perché solo da sposate potevano poi lasciare la loro corte e raggiungere la corte, la nuova patria. Fa Maria Magna parte, la prima tappa la fa a Praga, si ferma due giorni, poi va a Vienna e va a trovare nonna Guglielmina. Lei era un Asburgo per parte materna, questa nonna non l'aveva proprio mai vista perché lei era in un altro posto. Coglie l'occasione, va a conoscere la nonna. Poi passa nella Repubblica di Venezia, siccome era stata educata ad amare l'arte, ad amare la bellezza, decide che a Venezia si vuole fermare un po' per vedere la città. Non era previsto, si vede che la fanciulla era un po' consista, e quindi, battendo i piedi per terra, vestendosi del ruolo di regina, riuscì a visitare la città. Dopodiché cominciò a proseguire il viaggio. Allora come ora, quando arriva una persona importante, s'accongene via. Infatti noi speriamo che possa venire qualche futuro ministro prossimamente a Caserta, può essere che aggiustano la strada che porta a San Leucio, può essere che aggiustano la strada che porta qua davanti. Governanti, perché dovevano mettere mano alla tasca e dovevano aggiustare le strade, creare le condizioni, ma era molto contento il popolo perché passava la regina, no, che faticava, perché per aggiustare le strade bisognava chiamare la gente ad aggiustare le strade, per costruire i ponti bisognava. Come arrivavano le regine nelle corti? I matrimoni reali erano matrimoni, ma erano soprattutto delle alleanze, ci si sposava perché bisognava creare delle alleanze tra gli stati. Le regine, dunque, queste giovani donne, molto spesso giovanissime,
troppo spesso bambine, venivano utilizzate sullo scacchiere europeo per costruire delle paci, per allargare i confini, per stabilizzare poteri. Raggiungevano poi le nuove patrie e lì erano destinate a far figli. In realtà le donne avevano questo ruolo, cioè fare figli. Come erano viste queste regine che venivano da fuori? Erano viste come delle infiltrate, erano viste come delle straniere. Quando partivano spose non partivano da sole. Dovete immaginare che più era importante la casata, più era grande la corte che queste regine, partendo dalla loro residenza, portavano con sé. Le famose cameriere di corte, che non era l'idea della cameriera che abbiamo noi oggi, ma erano le donne più importanti, delle famiglie più importanti dell'aristocrazia del tempo. Accanto alle cameriere di corte che venivano dai paesi di provenienza delle regine, c'erano quelle che venivano imposte dalla corte che le riceveva. E quelle erano sì le infiltrate, perché erano quelle che dovevano raccontare che diceva la regina, che faceva la regina, con chi si vedeva la regina e con chi. Cominciamo dalla padrona di casa per antonomasia, che questa reggia non ha visto realizzato, ma che questa reggia ha voluto. Maria Amalia. Maria Amalia è la moglie di Carlo di Borbone, che poi diventerà terzo quando sarà re di Spagna. Allora, questa immagine piccola che vedete in alto ritrae Maria Amalia all'età di 14 anni, non lo diremmo mai, tutto sembra tranne che ha 14 anni, eppure era così. Il matrimonio si combina dopo una serie di rifiuti a muovere i fili dell'organizzazione di questo matrimonio, c'è una donna straordinaria che è Elisabetta Farnese, sulla quale poco è stato scritto e forse qualcosa bisognerebbe cominciare a fare. Allora Carlo riceve dalla mamma un ritratto della sua futura sposa. Noi ci mandiamo WhatsApp, ci facciamo i selfie, loro si facevano fare i ritratti e li mandavano nell'altra corte. Arriva questo ritratto e Carlo, figlio obbediente, scrive così alla mamma: dico a vostra maestà, secondo i vostri ordini, che mi è apparsa molto bella, cioè tu mi stai dicendo che la mia futura sposa è molto bella, io dico, proprio come mi hai detto tu, rispettando i tuoi ordini, che è veramente molto bella. Ho già detto, a 12 anni avviene il fidanzamento, poi si svolge a Dresda il matrimonio per procura, era il 9 maggio 1738. Maria Amalia aveva 13 anni e mezzo. Al posto di Carlo, in chiesa a Dresda, c'è il fratello di Maria Amalia, che è Federico Cristiano di Sassonia. Un po' di giorni di festa, di festeggiamenti, poi si costruisce il corteo reale e la regina parte. Grandi e sontuose feste, no? Ed era l'occasione, in quel caso, per mettere in mostra la grandezza della famiglia che ospitava la regina. Maria Amalia e Carlo vanno a caccia insieme, questa cosa per Carlo era troppo bella. Poi avevano anche, come dire, una visione della religione molto simile, erano tutti e due abbastanza, non solo erano molto fedeli, ma erano anche un po' bigotti, e lo erano alla stessa maniera. Si ammala di vaiolo, guardate, il vaiolo accompagna la famiglia reale e le famiglie reali, ma accompagna la gente tra 7 e 800 in maniera costante. Era molto giovane, resterà viva ma col viso deturpato. Qui non si vede perché ovviamente noi usiamo il Photoshop, loro usavano gli artisti che coprivano le cifre, ma li vedete nella parte bassa della slide, questi righi, perché mi portano a fare una riflessione. Questa principessa, scrive l'ambasciatore francese, ambiziosa dalla nascita, vedete che si occupa di un sacco di cose. Nel periodo in cui lei è fresca sposa, insomma giovane sposa, a Ercolano e Pompei si fanno gli scavi, erano quelli gli anni d'oro degli scavi archeologici e vennero fuori i papiri. E noi abbiamo dalle testimonianze del tempo il racconto del fatto che sì, Carlo amava andare a vedere gli scavi, ma Maria Amalia era una così appassionata che si fermava per giorni e giorni
e ce lo raccontano gli stessi interessati, a vedere lo svolgimento dei bambini. Grande importanza Maria Amalia ha nella Reggia di Portici. Spero che conosciate questa meraviglia, questo sito reale, se non l'avete ancora visto andateci, è veramente un gioiello straordinario. Maria Amalia ha un ruolo fondamentale per la porcellana di Capodimonte. Lei viene dalla terra delle porcellane, vuole che anche nel regno che ormai è diventato il suo regno ci sia quella meravigliosa produzione. Nasce la produzione di porcellane di Capodimonte. Vi faccio vedere questa immagine che non ci azzecca niente ma rende l'idea, perché quando Maria Amalia lascia la Repubblica di Venezia e deve andare in Romagna, deve attraversare il Po. 50 carrozze, come facciamo il Po, come lo attraversiamo? Si usava costruire i ponti di barche. Quindi, poiché l'attraversamento era lungo 363 metri, 50 imbarcazioni, uno a fianco all'altro, univano una sponda all'altra sponda del fiume. E su venivano messe queste tavole su cui passavano poi le carrozze. Quanto è bella questa cosa, niente di meno fanno costruire vicino Faenza un ponte di legno in 24 ore. Maria Amalia continua a scendere, Romagna, Marche, Umbria, il Lazio, poi deve passare a salutare il Papa. Sfortuna vuole che Roma, allora come ora, era piena di buche, nel senso che tale e tanta era stata l'acqua che le strade si erano completamente allagate e fu impossibile alla carovana della regina di entrare dentro Roma, perché Roma era inaccessibile. Dove incontra Carlo? Sul confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. A Portella c'è ancora una mezza cosa che si vede, stiamo parlando di Terracina, e si vede ancora un pezzo di quella che era la porta, la dogana, il passaggio da una parte all'altra dello Stato. A Napoli si fanno grandi festeggiamenti, e però Palermo, che viveva di vita propria, perché la Sicilia viveva di vita propria, dice: come si fanno i festeggiamenti a Napoli? E noi che siamo la Sicilia siamo da meno? Organizzano a Palermo, qualche mese dopo, i grandi festeggiamenti per il matrimonio del re e della reggia siciliana. Contava e conta, e quindi passa il re, loro si sentivano un po' meglio del re e quindi lo volevano dimostrare facendo questa festa veramente straordinaria. Era di bello Maria Amalia che piaceva tanto a Carlo, perché tra questi due scatta incredibilmente, forse una delle pochissime volte, perché io metto i pantaloni e cavalto. Questa cosa ci piaceva assai a Carlo, ma proprio ci faceva sangue, quindi questo consolida moltissimo il rapporto tra i due. Carlo, come tutti i Borbone, ma come tutti i sovrani dell'epoca, era un grande cacciatore. La caccia non serviva solo per il divertimento, serviva gli animali che venivano catturati, servivano per questa cappella meravigliosa, non l'ha vista, però questa cappella meravigliosa l'ha voluta insieme a Carlo, e l'ha voluta perché ce lo racconta Vanvitelli, che Maria Amalia veniva costantemente sul cantiere, veniva a vedere come procedevano i lavori. In rosso, mi ha detto la regina, e Vanvitelli che scrive al fratello, mi ha detto la regina che vuole io faccia un disegno per la città di Caserta e le strade, perché chi avrà da fabbricare vi fabbrichi con buona direzione. L'errore non è mio, di Vanvitelli, né più alto né più basso, ma tutto con ordine. In buona sostanza, Maria Amalia chiede a Vanvitelli il piano regolatore della città. Siamo nel 59, Carlo diventa re di Spagna. Maria Amalia lo segue, come giusto che sia, come normale che sia, ma in Spagna non si troverà mai bene. Lei odia e odierà per tutto il poco tempo che le rimane da vivere quel luogo. Scrivendo a Tanucci dice che c'è gente pessima, cibo pessimo, si rifiuterà di imparare lo spagnolo, non è la sua lingua, aveva imparato a Napoli il napoletano, aveva imparato a parlare il napoletano, definiva la
corte spagnola le creature più ignoranti del mondo. Non amava i sudditi, li riteneva rozzi, poco socievoli e inaffidabili. Si toccò a Maria Carolina. Maria Carolina, di tutte le regine borboniche, forse la più conosciuta, anche se quello che ci è stato tramandato è solo l'aspetto negativo. A Vienna Maria Carolina si fa capace che Napoli porta male, cioè proprio convinta, e quindi non ci vuole andare. Scrive Mary Catherine Bell, nel suo Una sorella di Maria Antonietta, che Maria Carolina protestò, gridò, supplicò, invocò la pietà della madre, e parlando della morte delle due sorelle precedentemente destinate a sposare un borbone, attribuì ai fidanzamenti napoletani sfortuna e malasina. Se lo dovette sposare a Ferdinando. Tra l'altro dovette indossare anche l'abito da sposa che era stato preparato per la sorella. Mo, diceva Maria Carolina, ma almeno un abito nuovo, facetemi un abito apposta per me. E invece la mamma dice, ma secondo te non ho speso tutti i soldi che ho speso per mettere i brillanti, i diamanti, i gioielli vicino a suo zio, poi ci mandato a quattro capo, non se ne parla proprio, ti metti l'abito di Maria Giuseppe. Quindi Maria Carolina, due sorelle fatte fuori, non se lo voleva sposare, si deve mettere il vestito da sposa della sorella che era morta, secondo lei, per colpa di Ferdinando. Cosa dice Maria Teresa alla figlia? Amate vostro marito, restate esattamente attaccata a lui. Questo è l'unico segreto della vera. Che tipo era Maria Carolina? Maria Carolina era una che conosceva molte lingue ed era una che aveva la mano felice. Guardate, queste due incisioni che io vi ho riportato sono conservate in archivio a Vienna, sono state fatte da Maria Carolina quando aveva 12 anni. Quindi aveva una bella mano. Se fosse... non ce ne frega degli aggiornamenti, scusatemi. Come si toglie? Sceglie neanche un anno, Maria Maria si ammala e muore, si ammala fisicamente ma anche di malinconia. 27 settembre 1760, giovanissima Maria Maria muore. Carlo fa giuramento di fedeltà eterna e non si risposerà mai più. Napoli c'era Ferdinando IV, re a 8 anni, e dunque pian piano che cresceva bisognava prevedere il futuro di questo sovrano. E così, bambini sposi, bambini promessi. Nel 1761 Maria Teresa, l'imperatrice, e Carlo di Borbone iniziano le trattative per il fidanzamento tra Maria Giovanna, che ha 11 anni, e Ferdinando IV, che ne ha 10. Poi parliamo delle spose bambine ancora oggi, che è una cosa vergognosa, ma è una cosa che ci avevamo anche noi. Anna era nata nel 50 e morì di vaiolo nel 62 a 12 anni. Fuori una era l'undicesima figlia di Maria Teresa e di Francesco. Inizia il secondo fidanzamento e quindi questa volta Ferdinando viene fidanzato a Maria Giuseppina, che è soltanto di 2 mesi più piccola di lui. Si firma il contratto, tutto preparato, abito da sposa pronto, grandi festeggiamenti, si fa il primo grande ballo a cui partecipa Maria Teresa dopo la morte dell'imperatore. Era tutto pronto, era stata coniata anche la medaglia per il matrimonio. E questa immagine che vedete ritrae Maria Giovanna quando indossa l'abito da sposa, perché bisognava prepararlo prima, il dipinto, perché poi se ne andava via. Anche, non ve lo dico ancora, Maria Teresa che fa? Dice, questa deve diventare sposa, e che cosa fa? Scrive alla figlia e le dice, vi è stato affidato il compito, no, scrive alla istitutrice della figlia, di educare mia figlia destinata a diventare prossimamente la moglie di un re, che ella può rendere felice o infelice. Poi parla di Ferdinando e dice, questo giovane principe fin dall'infanzia non ha conosciuto altra autorità che la propria. Era diventato re a 8 anni, Carlo era lontano. Vi assicuro che prevedo quale sarà l'avvenire di questi sposi e che il mio cuore di madre è molto turbato, cioè lei lo sapeva che la figlia sarebbe stata infelice, però questo matrimonio sa da fare
Occorre modificare il carattere della futura regina, che avrà bisogno di una grande forza d'animo. Dovrà cercare, me la riassumo, la felicità in se stessa, perché quello che troverà non l'aiuterà. La signora che vedete era la prima cameriera di Maria Antonietta, regina di Francia, sorella di Maria Giuseppa e sorella naturalmente di Maria Carolina, come vedremo. Nelle sue memorie racconta di Maria Antonietta e racconta anche del particolare di come Maria Giuseppa sia morta. Era morta la cognata, la moglie del fratello, ed era stata portata, di vaiolo, portata nella cripta dei Cappuccini. Nella cripta dei Cappuccini è praticamente la tomba degli Asburgo. Fresca ancora di vaiolo, lei non ci voleva andare a pregare sulla tomba di questa cognata, perché diceva: io mi ammalo, c'è ancora l'aria piena di vaiolo, io non ci voglio andare. La madre la costrinse. Si dice da noi: passato l'angelo e dicette amen, entrò, si prese il vaiolo e morì. Quindi anche quest'altra viene fatta fuori. A Napoli Ferdinando comincia a pensare: gli Asburgo portano male. A Vienna cominciano a pensare: i Borbone portano male, non è così, ce ne ha fatte 6 e 2 nel giro di poco tempo. E l'arte di Maria Carolina continuerà per tutta la vita, e quando fu il momento di insegnare alle sue figlie e ai suoi figli la pittura, la piccina e la pittura, volle 2 pittrici. Poi vedremo in che modo nella vita di Maria Carolina le donne hanno un grande ruolo e valore. Le 2 pittrici sono Angelica Kaufmann e Eugène Brun. Maria Carolina era un'appassionata di musica, suonava molto bene, e al Conservatorio di San Pietro a Maiella sono conservati i suoi, come si dice? Questo che vedete è un pezzo del contratto matrimoniale, veramente, è proprio questo qua originale, la foto è originale. E il contratto matrimoniale per il matrimonio tra Maria Carolina e Ferdinando. Maria Teresa, che sapeva lei, dice: ma il vostro matrimonio qualche cosa di buono mi deve portare, e quindi stabilisce in una delle clausole del contratto che alla nascita del primo figlio maschio Maria Carolina sarebbe entrata nel Consiglio di Stato. Matrimonio sempre per procura, questo è l'abito da sposa che era di Maria Giuseppe e che poi divenne di Maria Carolina, la medaglia che viene fatta per, in onore del matrimonio, il viaggio verso Napoli. Mentre in viaggio scrive alla madre: sto bene, ma il mio cuore è triste perché io sono così vicina al luogo della mia destinazione. Sembra una sorta di condanna a morte. In 3 giorni saremo a Terracina, dove la separazione avrà luogo. Da lì in circa 20 ore sarò a Caserta. Chissà quando potrò mai tornare in patria per riabbracciare la mia famiglia, i cari connazionali e mia sorella che amo profondamente. La sorella che lei amava più di tutte era molto brutto. Vi ho messo pure le immagini, così vi rendete conto se è vero o no. Quello di là è Ferdinando, questa di qua è Maria Carolina. È molto brutto, diceva una verità. Ma uno si abitua a questa cosa, e ciuccata fa, è brutto, è uno, vabbè, si abitua. È per il suo carattere che soffro molto. Quello che mi irrita di più è che lui pensa di essere bello e intelligente, e lui non è né l'uno né l'altro. Devo dirvi e confessare che io non lo amo, tranne che per dovere, ma faccio tutto come mi avete insegnato per fargli pensare che ho una passione per lui. Mi controllo con grande pazienza e dolcezza. Dice che mi ama molto, ma lui non mi permetterà di vivere come voi. Di una ragazzina di 16 anni che arriva, conosce uno che non ha mai visto e che dopo tutti i bei festeggiamenti la sera se ne deve tornare nella camera da lei. Poi qualche giorno dopo scrive sempre alla sua istitutrice: salvate almeno Maria Antonietta. Con tutte le ricchezze del mondo non avrei potuto ripagare il bene e il servizio eccellente che mi avete fatto. Lei ringrazia la sua istitutrice perché le ha insegnato a sopportare. Vorrei poter scrivere volumi
questa vicenda, sul suo rapporto con Ferdinando. Mi conforta che lei l'aiuterà a Maria Antonietta, perché è proprio la disperazione. Si soffre come di un martirio e il peggio di tutto è che bisogna sempre apparire con te. E lei dice: è un tormento. E forse le signore che sono in sala possono comprendere Maria Carolina, che deve dire sì, che deve stare con un uomo che non ama, che ritiene brutto, che non sopporta e che è una piovra, ed è una piovra perché lo vedremo più avanti. Un anno dopo quelle lettere la situazione cambia, Maria Carolina scrive sempre alla sua istitutrice e dice: vi assicuro cara Aria che se potessi verrei con re, perché tornerei a casa, perché anche lui sarebbe disposto a seguirmi. Vuol dire che le cose sono cambiate. Se dovevano spostarsi da una parte all'altra bisognava chiedere l'autorizzazione a Carlo. A un certo punto decidono che bisogna disobbedire. Maria Carolina e Ferdinando non si erano scelti e si trovarono a vivere un regno lunghissimo insieme. Vi ho portato brevemente come chiamava alcuni stralci di lettere che Ferdinando scriveva a Maria Carolina quando era a San Lucio. Corazzone mio la chiamava. Oppure moglie cara ed amata compagna bella e buona in carne e ossa. Ve lo immaginate a Ferdinando, eh? Amata compagna mia, e questa ve la devo leggere, allegramente se non sono più infranzesato, che significa? Lui si era preso il mal francese e quindi stava in isolamento a San Lecio, perché il medico aveva detto: non tu scappura Carolina, statene buono buono a San Lecio, e lui portò il mal francese a San Lecio. E quindi questi sono stralci di lettere mandati da San Lecio con Maria Carolina. A Maria Carolina si deve la legge più moderna che sia stata fatta tra età moderna e età contemporanea, lo statuto di San Leucio, che troppi pochi ancora conoscono, la prima legge al mondo che equiparava, oggi l'8 marzo, che equiparava le donne agli uomini, stessa paga. Stamattina molte donne hanno scioperato perché ancora i salari delle donne sono più bassi di quelli dei uomini. A San Leucio stesso lavoro, stessa paga, stessa istruzione, stesso. Soprattutto a San Leucio scompariva per legge la dote e l'ultima parola nei fidanzamenti spettava alle ragazze. Un sogno diventato realtà e che poi conosce la parola fine con l'arrivo dei francesi. Ecco, sono pochissimi passi di quello che scrive Giuseppe II, il fratello di Maria Carolina, che viene mandato da Maria Teresa a Napoli a vedere come mai sta figlia non fa i figli. Che poi i matrimoni a che servivano? Bisognava fare i figli per poter assicurare la discendenza. Maria Carolina non aspetta bambini per un po' di tempo. Allora Maria Teresa manda Giuseppe II, l'altro figlio, per piacere, va a vedere un po' che sta succedendo, ma questi due si incontrano, che succede? No, cioè non voleva avere. E alla mamma e dice che Maria Carolina è casta, è tutta precisa, perfetta, nell'abbigliamento che è molto più semplice, non è ostentato, porta sempre una sciarpa, i suoi abiti sono poco scollati e così lunghi da non lasciare intravedere nemmeno le scarpe. Ella è devota senza essere bigotta, ha imparato bene a parlare l'italiano e ha imparato a parlare il napoletano, anzi su questo lui la richiama, dice: la richiamai su questo punto dopo aver notato che ella ripeteva ogni sorta di parolaccia sentita da me. Cioè, evidentemente Ferdinando, ma questa poi non è una cosa che si fa sempre quando arriva uno straniero, uno è la prima cosa che si insegna qual è? Le cattive parole. Ferdinando a Maria Carolina evidentemente ne aveva insegnate un po' di cattive parole. In assicurare mamma dice: il suo ciclo è regolare e non soffre di crampi né di dolori o altri malesseri né prima né durante il flusso. Questo di solito dura 5 o 6 giorni ed è di intensità media di colore vivo. Quindi ci ha fatto il reportage, il medico gli ha detto: guarda, Maria Carolina soffriva moltissimo, era infelice. E forse qui capiamo perché.
È sempre Giuseppe che racconta la mamma. Le domandai se ci fossero mai stati alterchi dal giorno del loro matrimonio e se i pettegolezzi che si facevano in Europa sui gufi e altre simili scene fossero veri, almeno in parte. Ella mi rassicurò che mai il re l'aveva toccata e che al di fuori di qualche calcio e forse qualche pugno in carrozza, a casa e a letto nei primi giorni della loro convivenza, ella mai aveva avuto con lui altri. Dalla relazione tra questi due nascono 18 figli, molti muoiono, 11 femmine e 7 maschi. Un'esistenza avvelenata dai nemici, perché Maria Carolina, allora come ora, è stata raccontata mai per le cose importanti che ha fatto per il regno, ma molto per quello che è successo da un certo punto della sua vita. Il nemico più grande fu Carlo, Carlo il suocero, che manovrava Tanucci, che era la lunga mano dalla Spagna. Carlo non aveva mai smesso di governare. Quando Maria Carolina entra nel Consiglio di Stato, la prima cosa che fa, si toglie da mezzo a Tanucci e lo licenzia. Da quel momento Carlo mette in atto ogni tipo di strategia per cercare di togliere il potere a Maria Carolina. Arriva John Hampton, e allora che cosa resta a Carlo per poter sminuire Maria Carolina agli occhi di Ferdinando, che nel frattempo era così diventato legato a Maria Carolina che aveva detto a regina comando e io me ne vado a caccia, quindi non c'è problema, è perfetto così. Fa arrivare dalla Spagna la voce che Maria Carolina c'ha un amante. La calunnia è un menticello leggero, arriva all'orecchio di Ferdinando, ma voi non è che arriva, quella era stata mandata apposta perché all'orecchio di Ferdinando doveva arrivare questa. Ferdinando scriveva a papà pure quando Maria Carolina gli diceva di no. Vi leggo velocemente questa lettera per farvi capire che personaggio. Ritornati a casa e postici a letto, avendoci cominciato a scherzare, mi disse che non si sentiva bene, quando per tutto il tempo si divertì in positivo, mai si lagnò in alcun incomodo, che l'avessi lasciata star bene e dormire, che che scrive così, che l'indomani mi avrebbe dato tutti quelli gusti che io volevo. Ferdinando mi posi quietamente a dormire, cioè, mi aspetto domani. La mattina, ma è Ferdinando che sta scrivendo a papà, Questa lettera è una lettera che Ferdinando ha mandato a Carlo il 14 agosto 1775. Allora sempre scrive a papà, mi posi quietamente a dormire. La mattina quando mi svegliai, con tutta la buona grazia, mi augurai felicissimo il soggiorno. Mi rispose, tanto obbligata, lasciami dormire che mi moro di sonno. E Ferdinando dice, che sto aspettando ieri sera, tenere mal di testa. Mo ti sei riposata, mo ti muori di sonno. Allora scrive sempre a papà, tutto il giorno stiede di buon umore e la sera cominciò a fare facce storte e io le domandai cos'era, se forse non si sentiva bene, al che mi rispose, come ho da stare se sono gravida, ma questa mi basta, che poi per un anno voglio stare a spasso. Risposi che questo non lo poteva sapere, ma che Dio era quello che poteva sapere, al che mi rispose, ci penserò io, poiché per un anno almeno o crepi o schiatti, non voglio uscire gravida. Per volere del popolo francese. Nel nome della rivoluzione e la perfidia della monarchia. Maria Antonietta sale al patibolo. La sua testa per la libertà. E a voi, cara sorella, che scrivo per l'ultima volta. Sono stata condannata a una morte terribile, destinata solo ai criminali, ma sono innocente. Mi strazia lasciare i miei figli. Vivevo solo per loro. Che mio figlio non dimentichi le ultime parole di suo padre e che non cerchi di vendicare la nostra morte. Vi abbraccio con tutto il cuore,
così come abbraccio i miei cari adorati figli. Mio Dio, quanto è straziante doverli lasciare per sempre. Addio. Addio. Dalla Sicilia, esule, dovette raggiungere Vienna. E a Vienna, Carolina morì, senza vedere la sconfitta definitiva di Napoleone, il suo grande nemico. L'8 settembre del 1814 fu trovata dalla sua cameriera diversa al suolo, nella stanza del castello dove abitava. Oggi, da allora, il suo corpo è sepolto in una bara veramente insignificante. Ci sono sepolcri incredibili all'interno della cripta dei Cappuccini. Invece quello di Carolina è una bara quasi banale, semplicissima. Non fece in tempo a morire Carolina che nella vita di Ferdinando arrivò, anzi si presentò al mondo, la Sicilia. La Sicilia. Morganata, così si chiama quell'unione che affianca uno all'altro due esseri umani di estiva volle diverse per nascita e per cielo. Un re, tuo amante, certo a suo piacimento, ma l'oggetto del suo bene è privo del tutto del diritto alla vita e sfiora il suo diritto. La dolcezza di una vita e da due mesi dopo la morte di Maria Carolina, Ferdinando, a 63 anni, sposò, come avete sentito borgonaticamente, la 44enne Lucia. Cerimonia privata a Palermo, senza invitati, solo i testimoni. Francesco, che poi divenne re di Napoli, odiava Lucia Migliaccio. Ferdinando amò questa donna, si erano scelti, e vedete due immagini, queste due immagini, due delle residenze che Ferdinando vuole dedicare alla donna che aveva amato e che amava. Una è Piazza dei Martiri e si chiama appunto Palazzo Fontana, e l'altra invece è la Villa della Floridiana, dove c'è anche il parco. Ferdinando morì nel 25, Lucia gli sopravvisse soltanto un anno e tre mesi. Maria Clementina, cugina doppia di Francesco I. Perché cugina doppia? Perché erano fratelli e sorelle i rispettivi genitori, quelli di Maria Clementina e quelli di Francesco. Il matrimonio si svolge in Puglia, perché lei scese dall'Adriatico in nave. E anche qui, come precedentemente, fu la grande occasione per mettere a posto Foggia, sistemare le buche e rimettere, come dire, in sesto anche il palazzo che ospitò la coppia degli sposi.
Paesiello compose per l'occasione il melodramma gioioso Damia Felice. Era alta, snella, ben istruita dal portamento regale. Maria Carolina non riusciva a capire per quale motivo era così affiatata con il figlio e a lei non dava confidenza, sempre la suocera era. Alla nascita dell'erede al trono, Maria Clementina chiese in dono la grazia per Luisa San Felice. Sappiamo che Ferdinando gliela negò e che venne giustizia. Nicola scrisse di lei che se avesse vissuto e se fosse stata a capo del governo avrebbe fatto la felicità del regno. Morì giovanissima, anche ella fu colpita dal vaiolo, fu sepolta nella Basilica di Santa Chiara a Napoli con suo figlio. Avevano avuto due figli, Francesco e Maria Clementina, ma il figlio maschio morì mentre la figlia femmina è la Farocca, è Maria Carolina di Berri, che è poi famosa per una serie di altre cose, ma non è qui il caso. La Spagna nella vita dei Borbone di Napoli, secondo matrimonio di cugina in cugina, ancora una bambina. Mi hanno detto che mi hanno fidanzato. La mia mamma e il mio papà hanno deciso che presto sarò sposa. Ma ho chiesto alla regina Maria Luisa, ma le bambole, le mie belle bambole le porterò con me? Posso, mamma, portarle con me? Le bambole che mi fanno compagnia, che ascoltano le mie storie, le mie preghiere, possono venire a Napoli con me? Hanno detto che io andrò bene. Hanno detto che a Napoli vogliono una bambina per educarla a modo loro. La vogliono ubbidire. Hanno detto che servirò per la discendenza. Io non piango, mamma, ma per favore, posso portare con me le mie bambole? Ho 12 anni, mamma. Le bambole sono le mie amiche. La seconda cugina di Francesco, scelta a 12 anni per diventare la moglie di un vedovo che deve avere necessariamente una discendenza. 12 anni il fidanzamento, 13 anni il matrimonio. Vi leggo soltanto, vado veloce, ma questa lettera che Maria Carolina scrive di Maria Isabella la voglio condividere con voi perché racconta due regine, due punti di vista. Descrive la nuora, che è anche la nipote. Ha una pelle bella e fresca e molto sano, poco borbonico, come dire, è meno brutta di quello che si pensi. Se poi guardiamo l'immagine, figuriamoci presto che cos'era. Colorito bianco e rosso, con occhi neri, è molto robusta e sana, ma le sue gambe sono tozze. Quando il ma, come quando dice io non sono razzista, ma, allora lì ti bloccano e capiscono perfettamente. Ma le sue gambe sono tozze. Questo per quanto riguarda il corpo, il resto non può essere descritto, perché io stessa non riesco a capirlo. Lei è una nullità a tutti gli effetti. Non ha conoscenza, non ha idee, non ha curiosità, niente, assolutamente niente. Parla un po' di spagnolo, ma solo monosillabi italiani e francesi. Solo sì, no, indiscriminatamente. Sorride tutto il tempo, sia se è contenta, sia se è triste, cioè ci sta descrivendo l'ebete. Il figlio di Francesco, di 4 anni, ha molta più intelligenza. Francesco gli ha procurato dei maestri per insegnarle l'italiano e i rudimenti di geografia e aritmetica. Lei non sa nulla, tranne suonare un po' il pianoforte. Ho cercato di notarla per scuoterle l'anima. Non ha autostima, si sente una novità, l'unica cosa che sa fare è ridere. Si comporta come un automa, dubito che possa mai diventare matura. Se io fossi l'ambiziosa donna di cui si dice che lo sia, dovrei essere felicissima ad avere una tale nuora che non potrà mai diventare qualsiasi cosa. Ma io sono troppo di coscienza per desiderare questo. Ho cercato con ogni mezzo di darle una mano, di emanciparla e renderla una giusta compagna per suo marito, anche se questo potrebbe andare contro me stessa. Credetemi, questa bambina è un regalo misero. Per lei è impossibile nobilitare o migliorare la nostra famiglia. Ha distrutto
per sempre, scrivendo al marchese del Gallo, che era ambasciatore in Francia, l'arrivo di questa nuora. C'era un ma, il ma ve lo dico io adesso. Una delle figlie di Maria Carolina era in Spagna e veniva maltrattata e trattata malissimo da Maria Luisa. Si dice a Napoli, se vai a ricevere la scarpa. E quindi dice, io lascio scritto quello che penso della figlia, di quella che sta trattando male mia figlia. Luisa nella vita, figli, assai figli, che servono per la discendenza. Poi si dedica anche a guidare degli educandati femminili e cerca di dare una mano anche alle fanciulle più povere. Dopo la morte di Ferdinando I, Isabella finalmente diventa regina. Il marito dura soltanto 5 anni come re e quindi lei poi diventa regina madre. Vi ho messo questa immagine perché è una delle più cattive che c'è in giro, perché è impietosa, cattivissima, la descrive che peggio non si. Anche Maria Isabella sposò morganaticamente un uomo di cui si era innamorato e il figlio però chiese che fosse tenuto lontano dalla. Arriva di Savoia, Maria Cristina, la reginella santa. Maria Cristina fin dall'inizio avrebbe voluto fare un'altra vita, ci raccontano, e però per ragioni strategiche e politiche deve diventare moglie di un re di Napoli. Amava l'arte e l'archeologia, i balli e le passeggiate, sempre forte, qui lei, come vi dicevo, la fede. Quando arrivò sposa, destinò una parte dei fondi per i festeggiamenti nuziali per creare 240 doti per altrettante giovani spose. Ha portato questa signora. Allora, questa passa per essere una delle più grandi studiose dei Savoia e per essere la più grande conoscitrice della regina Maria Cristina. Si chiama Cristina Siccardi ed è autrice di molti saggi su questa regina, in particolare del libro Sono Maria Cristina, la beata regina delle due Sicilie nata a Savoia, San Paolo Edizioni, quindi diciamo anche una casa editrice che piazza le sue pubblicazioni in tutta Italia. Ne è questa che scrive: l'opera più grande legata al suo nome fu la colonia di San Leucio, con una legislazione ed uno statuto propri dove le famiglie avevano casa, lavoro, una chiesa ed una scuola obbligatoria. L'attività produttiva era basata sulla lavorazione della seta che veniva esportata in tutta Europa. Cioè, questa è la grande studiosa, cioè questa è quella che passa per essere la grande conoscitrice di Cristina di Savoia. Cioè non lo sapeva, non gliel'ha detto nessuno, non si è letto un libro che dice che lo statuto di San Leucio è 1789 e che Cristina di Savoia non stava neanche nel progetto del Padre Eterno e che dunque bisogna fare attenzione quando si leggono i libri, perché c'è sempre qualcuno che vuole dirci che qualcosa è stato fatto da qualcun altro. In realtà non è che non si sia occupata di San Leucio Maria Cristina, ma ha cercato di far ripartire un'attività che già c'era, ha fatto, poiché i francesi avevano dato una mannaia sull'attività leuciana e faticava molto l'industria a entrare in concorrenza con le altre industrie seriche degli altri stati. Maria Cristina sfruttò le sue conoscenze d'oltralpe e quindi rimpinguò, come dire, la produzione, fece impiantare moltissimi alberi di gelso che sapete sono alla base dell'alimentazione del Bago, e quindi diede una mano a San Leucio a rinascere. Ma da qui a dire che dobbiamo Maria Cristina di Savoia la nascita di San Leucio ce ne passa. Eppure la signora scrive i testi, dopo se volete vi ricordo il nome così andate a vedere in internet, anzi ve lo ricordo adesso perché se no ci scordiamo, si chiama Cristina Siccardi, non ve lo dimenticate mai, eh? Grande incentivo alla produzione del corallo a Torre del Greco, si occupò di sostenere le famiglie bisognose, aiutò il marito ad essere più clemente. Durante la sua vita non ci furono esecuzioni, non ci furono condanne a morte.
nascita del loro unico figlio, gravi problemi legati al parto la portarono in 15 giorni alla morte. Era già chiamata la Reginella Santa perché le si attribuivano una serie di pseudo miracoli. È iniziato, lo sappiamo tutti, il processo, prima è diventata venerabile, poi è iniziato il processo di beatificazione che si è concluso nel 2014 nella chiesa di Santa Chiara con il cardinale Sebastiano, che è molto presente in questa reggia. La sala del trono porta in alto due sigle che sono Ferdinando II e Maria Teresa. E Maria Teresa, questa piccola regina qui che vedete, che aveva una serie di caratteristiche tutte nefaste e negative, era bigotta assai, era talmente fissata, ecco che l'ho portata l'immagine proprio sul trono, nella parte alta della sala del trono, era così bigotta che vietò alle ballerine di indossare i costumi, diciamo, da ballo normali, e quindi mise i mutandoni a mo' della riforma protestante, della controriforma cattolica, che mise i mutandoni sul giudizio universale della Cappella Sistina. Alla stessa maniera Maria Teresa obbligò le ballerine a indossare, quindi queste fossero di ballare col tutù, ballavano i mutandoni perché non andava bene, non ci si poteva esibire. Poi era gelosissima del marito e gli faceva scenate a destra e a manca davanti a tutti quanti. Il marito la chiamava amabilmente Tetella. L'erede al trono era rimasto orfano e lei curò molto l'educazione di questo figlio, anche se sperò vivamente che questo figlio si togliesse da mezzo, perché così poteva accedere al trono il suo figlio. Maria Teresa fece una cosa proprio, come dire, che le si ritorse contro in maniera incredibile: scelse la moglie per il figlio, cioè non per il figlio, per il figliastro, per l'erede al trono. E chi scelse, adesso la vedremo, scelse Maria Sofia, che è passata alla storia poi per essere la regina più amata di Napoli. Maria Teresa è stata la regina che è venuta dopo la regina santa e la regina che è venuta prima, la regina eroica. Era bigotta, era antipatica, non voleva avere a che fare con nessuno, si rifiutò di imparare l'italiano, non volle mai imparare il napoletano, e i napoletani potete immaginare come la si fece odiare fino alla fine. Al suo posto arrivò Maria Sofia, quella che è passata la storia come la regina indomita. Che per tanti anni nemmeno mi toccò, mai mi baciò le labbra, riempendomi solo di rose. Così feci i miei amanti, tutti i soldati. Fu amore totale, platonico. Ma tanti e tanti io ne ho abbracciati, feriti, mutilati, moribondi. E no, ma il mio cuore restò forte e attraversai notti e giorni difendendo chi potevo dalla morte. Anche il re uomo che avevo accanto mi donò il perdono. E quella figlia, poi scomparsa nella notte ed è il racconto di una vita, io credo spesa bene la vostra irrimediabile memoria. Andava a cavallo, alla mazzone però, non messa di traverso. Maria Sofia era amata dal popolo perché andava a cavallo nella città di Napoli, passando per le strade della città, e faceva il bagno a Mergellina. Faceva il bagno a Mergellina, dando scandalo agli occhi della suocera, fumava come Maria Maria i sigari, perché non so se ve l'ho detto, ma Maria Maria fumava in pubblico i sigari, e alla stessa maniera lo faceva Maria Sofia, la regina della difesa di
di Gaeta, quella che ha, come dire, combattuto per difendere fino alla fine, accompagnando le battaglie dei soldati del Regno Borbonico, fino alla fine ha combattuto accanto agli uomini che venivano pian piano uccisi. È stata un'icona della moda, mai una regina del Regno di Napoli, poi delle due Sicilie, era finita in prima pagina sulle riviste di moda internazionali. E questa è l'immagine, il fotomontaggio che fu realizzato, così come avete ascoltato nel monologo. Il Regno di Napoli era finito, il Regno delle due Sicilie era finito, bisognava cancellare la memoria di questo regno, bisognava offendere questo regno, calpestare la dignità di chi gli abitava. E come si fa? Lo si fa attraverso, colpendo le istituzioni, strategia ancora oggi in uso. Le fake news sono un po', come dire, questa è un po' la nonna delle fake news di oggi. Furono mandate queste foto, cioè l'altra, quella con la testa di Maria Sofia, fu mandata in tutte le corti d'Europa, a cominciare dalla corte del Papa, dove loro erano ospiti, perché erano in esilio, quindi immaginate l'imbarazzo, no? Arriva questa fotografia della regina, nuda. Maria Sofia tenne botta, anzi le cronache del tempo raccontano che guardando la foto disse: non sono io sono meglio. E come avete sempre sentito dal monologo, per tutta la vita odiò i Savoia che gli avevano tolto il regno, per tutta la vita appoggiò le cause dei popoli che combattevano contro gli occupanti, fu molto amica degli anarchici. A un certo punto diffusero la voce, quando fu ucciso Umberto I, che a pagare, a finanziare Bresci fosse stata la regina Maria Sofia. Le carte hanno dimostrato che questo non era, ma era molto amica di Enrico Malatesta, che era un anarchico di casa nostra di Santa Maria Capua. Durante la prima guerra mondiale ritornò a fare quello che aveva fatto durante l'assedio di Gaeta. Ormai non era più giovane, aveva vissuto un'esistenza complicata, se n'era andata a Parigi, si era messa a fare la levatrice di cavalli e aveva aperto anche una boutique di merletti. Andò a fare la, diciamo così, Croce Rossina senza entrare nella Croce Rossa, dando aiuto e supporto ai soldati che venivano dal meridione d'Italia. Li andava cercando attraverso il linguaggio, andava riconoscendo i dialetti e portava assistenza proprio a quelli. E siccome erano giovani, non conoscevano questa donna, non ne avevano memoria, si chiedevano: chi è questa donna che cerca noi, che cerca i napoletani? Lei cercava di mantenere ancora da ultimo un legame con quella che era stata la sua. Questo vi leggo e veramente abbiamo finito. Maria Giuseppe, moglie di Umberto di Savoia, Umberto II di Savoia, ricorda così questa zia, pallida, vestita a lutto, ormai filiforme, l'unica cosa che esprimeva vitalità erano i suoi occhi di un azzurro penetrante. D'un tratto chiese: è vero che questa mia pronipote si fidanzerà con Umberto di Savoia, l'erede al trono d'Italia? Sappiate, io disapprovo fortemente. Non posso tollerare che una mia pronipote vada in sposa a un discendente dell'usurpatore. Sappi, mia cara, che se lo farai te ne pentirai amaramente. Non conoscerai la felicità. Furono quelle di Maria Sofia parole profetiche. Gli ultimi anni di questa regina eroica furono trascorsi a Monaco, in un appartamento borghese, nel palazzo del fratello Carlo Teodoro, morì a 84 anni. Le sue spoglie, solo nel 1984, furono traslate e portate a Napoli, nella Basilica di Santa Chiara, dove c'è praticamente il cimitero dei Borbone. Di lei il mito resta immutato. Grazie. Come prevedete, grazie.